Ciao a tutti, è arrivata la primavera? No, siamo ancora ai primi di marzo, però cominciano ad esserci le belle giornate, per cui direi che è il momento di fare un po' di manutenzione al mio bonsai pond. Che cos'è un bonsai pond? Allora, il bonsai pond è un piccolo ecosistema acquatico che ci si crea nel proprio giardino, nel proprio terrazzo, o no, dentro casa direi di no, è meglio fuori, è una cosa più da esterno, dove ci si tengono piante acquatiche e degli animali, volendo, che sarebbe raccomandato metterceli perché altrimenti, come ben sapete, in estate l'acqua fa formare, cioè fa venire le zanzare a deporre le uova e i pesci si mangiano le loro larve e ci evitiamo il moltiplicarsi delle zanzare. E quindi direi di dare una sistemata. Poi ci sono diversi fattori da tenere d'occhio prima di fare un bonsai pond, ovvero la luce diretta, che non deve battere per troppe ore, in quanto si rischia di far bollire l'acqua, cioè vuol dire, tra virgolette, far diventare l'acqua molto calda e di far morire i pesci. Certo che i pesci che metti nel bonsai pond, come i medaka, sono pesci molto resistenti, quindi resistono tranquillamente fino ai 30, a volte anche ai 40 gradi, solo che, cioè, sopravvivere non vuol dire vivere, non è una challenge che dobbiamo fare ai nostri pesci, ecco. È un posto molto soleggiato, sarebbe opportuno creargli delle zone d'ombra, mettergli magari davanti una pianta che a una certa ora gli faccia ombra al bonsai pond. E ora andiamo a vedere e andiamo a lavorarci. Ok, scusate lo stato pietoso, ma purtroppo l'ho abbandonato per un po' e ora sistemiamo un po' le cose. Con le forbici andremo a tagliare le foglie secche di questo falso papiro, una pianta favolosa che sono riuscito a riprodurre tramite solo una foglia. Dopo magari vi spiego come riprodurla. Poi qua dobbiamo riaggiungere acqua. Vedete, c'è un pesce superstite, purtroppo ha avuto una moria di pesce a causa delle alghe che sono ricresciute di nuovo, che andremo a levare. E ora mettiamoci al lavoro. Nel mentre pulivo mi sono accorto di una scoperta molto piacevole. La ninfea, che mi ero dimenticato della sua esistenza, è ancora viva e sta facendo foglie. Buona cosa. Ok, forse ho fatto una figuraccia, perché quando ho fatto il video all'inizio, dove dicevo che oggi avrei fatto la manutenzione al bonsai pond, non mi ero reso conto di in che stato riversasse ed era veramente veramente pessimo, ma non era iniziato ora, vi spiego. Io questo bonsai pond l'avevo allestito durante la quarantena nel 2020, e ci ho lavorato, ci ho comprato i pesci e tutto quanto, i pesci mi si erano riprodotti, era fantastico perché facciamo le uova, poi un giorno vi spiegherò come raccogliere le uova dei medaka, che sono dei pesci favolosi, facilissimi da tenere e resistenti come carri armati, ma questo non ditelo alle mammine pancine che vogliono prendere il pesciolino da boccia. E mi si erano riprodotti e avevo una trentina di pesci da una decina da cui sono partito ed era fantastico perché sono bellissimi anche come pesci. Il problema è che l'estate 2021 non è stata caldissima, ma l'estate 2022 mi ha proprio seccato tutto, perché
I pesci sopravvivono alle temperature estreme, poi c'era ombra del bonsai, per cui tranquillamente le temperature non erano un grosso problema. E il problema era le alghe, perché il caldo torrido ha creato queste alghe mostruose che hanno, oltre a sottrarre l'ossigeno, hanno tolto lo spazio ai pesci che ci sono rimasti incastrati, sono soffocati, insomma. Per cui mi erano rimasti tipo 3 pesci dall'ultima volta, dai 30 che c'erano. Adesso ne ho visto solo uno, anche dal video ne avrete visto solo uno, per cui niente. Ora penso proseguirò con questo bonsai pond, vediamo quanta voglia ho di starci dietro e vediamo, magari piglierò altri pesci. Però nel frattempo ne approfitto per mostrarvi questi. Queste sono le foglie del falso papiro che ho potato. Se i pesci medaka sono i pesci più facili da tenere, questa è la pianta più facile del mondo. E vi spiego perché. Allora, a me, io quella pianta non l'ho acquistata, mi hanno dato una foglia. Allora, dovete sapere che una foglia di falso papiro praticamente cresce e poi il peso la porta giù, facendola cadere in acqua. E cadendo in acqua, la pianta si moltiplica. Allora, quello che dovete fare per moltiplicare al meglio la pianta di falso papiro è prendere le foglie preferibilmente sane, però anche in questo stato vanno bene, cioè morenti ma non morte. Tagliate, perché non vi serve questo gambo, tenete questo, e anche le foglie non vi servono, basta avere questa base qua, da cui partiranno le radici e la pianta salirà da qui. E quindi tagliate questa parte. Vi tenete questo e inzuppate questo nell'acqua e da lì la pianta comincerà a crescere. Potete tenerla come pianta acquatica, non c'è nessun problema, però la pianta di per sé non deve stare in acqua e le radici staranno in acqua. Altrimenti la piantate in un vaso, potete tenerla in un vaso all'interno e annaffiarlo quando volete, oppure lo tenete in una bacinella con dell'acqua, così non dovrete annaffiarla mai. E questa è la pianta più facile che esista. Ora le prenderò per riprodurle, magari per qualche prossimo video, e nulla, magari regalerò qualche falso papiro a qualcuno. Ok, io concludo qui, mi dispiace per la brutta figura che ho fatto col bonsai pond e alla prossima.